Ciao amici, Google Doodle di oggi celebra Laura Bassi, fisica italiana che per prima donna in Europa ha conseguito un dottorato di ricerca. È stata la seconda donna al mondo a conseguire il titolo di dottore in filosofia e la prima donna ad avere un dottorato in scienze all'Università di Bologna. È stata anche la prima insegnante donna salariata in un'università. Google ha cambiato il logo della sua homepage attraverso un doodle. Laura Maria Catarina Bassi è nata a Bologna, nello Stato Pontificio, l'odierna Italia, nel 1711. Bambina prodigio. A 20 anni discuteva tra i massimi accademici di storia della filosofia e della fisica. Un risultato raro in un momento in cui le donne erano in gran parte escluse dall'istruzione superiore. Nel 1732 Bassi era un nome familiare a Bologna e, in seguito alla difesa della sua tesi, divenne la prima donna membro dell'Accademia delle Scienze di Bologna, una delle principali istituzioni scientifiche italiane, a causa della discriminazione di genere. La sua posizione all'Accademia era limitata, ma persisteva. Bassi ha lavorato come apprendista presso eminenti professori bolognesi per apprendere il calcolo e la fisica newtoniana, disciplina che ha diffuso in Italia per quasi 50 anni. Insegnante per tutta la vita di fisica e filosofia. Ha completato la sua formazione con ricerche innovative ed esperimenti su materie che vanno dall'elettricità all'idraulica. Bassi ha lottato continuamente per l'uguaglianza di genere nell'istruzione durante la sua carriera pionieristica. Sforzi che culminarono nel 1776 quando l'Accademia delle Scienze di Bologna la nominò professoressa di fisica sperimentale, facendo della Bassi la prima donna a offrire un posto di insegnante ufficiale in un'università europea. A te, Laura Bassi. Grazie per aver guardato questo video. Ti preghiamo di mettere mi piace a questo video e iscriviti al mio canale YouTube.